Partiamo dai pirati, no? Eh sì. Quanto pirata? Pirate web, immagino. Sì, però innanzitutto voglio sapere quanto pirata ti senti tu con te stesso e che caratteristica di pirata comunque secondo te ci vuole nella vita di oggi? Ma pirata senza dubbio l'andare all'arrembaggio, ecco, quello ci vuole. Oggi come oggi bisogna sgomitare. Sai, questi giovani che, di cui ho sentito parlare ma a cui non appartengo più, e senza dubbio bisogna andare all'arrembaggio. Ti scatta però subito il cartellino giallo, perché sti giovani, se tu dici a me lo sti giovani, mi lamento e mi rizzelo, eh. Purtroppo siamo tutti e due lontani, perché non vorrei fare il nerd, però insomma, secondo l'Istat tu sei giovane fino a 25 anni, quindi mi sa che siamo sei io che noi siamo fuori da sta parte da un bel po' di tempo, ecco. Io purtroppo un bel pezzo in più di te, comunque. Poi fra l'altro, vabbè, se non sei un po' pirata, non stai da 7 anni in Danimarca, no? Non decidi di trasferirti all'improvviso, anzi ancora prima, come ci hai raccontato, non decidi di mollare gli studi umanistici, no? Che hai fatto, umanistici ed economici se vogliamo, per entrare, come hai detto tu, dentro quello che era una passione che è diventata inesorabilmente comunque lavoro, professionalità, fra l'altro di altro livello. Eh sì, l'informatica, infatti, l'informatica, l'innovazione, il digital, come si dice in modo molto, molto particolare, ecco. Giusto per dire tutto e non dire niente. Che fai? Digital. Faccio cose, vedo gente. Incredibile. E sotto questo aspetto proprio tu spiegavi, no, ieri mattina, nella tua rubrica che noi condividiamo sempre con grandissimo piacere, salutiamo gli amici anche di Crotone Informa che noi incrociamo con quelli di Radio CRT, no, che è proprio il concetto stesso, no, di hacker, va collocato dentro un quadro ben specifico, vero? Sì, va collocato dentro quello che in realtà è un quadro di studio e di passione, perché gli hacker hanno questa pessima nomea data anche da una cinematografia un po' approssimativa, per cui l'hacker sta lì a sfasciare tutto, no? Ma l'hacker è proprio lo studioso più disinteressato, forse la versione più moderna del filosofo dell'antica Grecia, sai, proprio filosofia che viene da amore disinteressato per il sapere. Stessa cosa l'hacker non vuole far soldi, non ti frega le carte di credito, quello è il cracker, come si chiama in ambito, anche esatto. Se in Italia se dici cracker ti vengono in mente sì, i pacchetti di cracker e il pensiero va altrove. A me, a te viene fame subito. E se vogliamo invece l'hacker è proprio l'elemento democratico, no, del digital, no, della piattaforma digital. Assolutamente sì, infatti tantissimi promotori di criptovalute, vari sistemi diciamo di democrazia condivisa erano e sono anche degli hacker, non perché abbiano qualcosa da nascondere, ma perché valutano tantissimo la loro privacy e la possibilità di creare un bacino democratico assolutamente libero, a volte anche troppo libero, tant'è che a volte si scade nell'anarchia, ma quello è un altro discorso. E che è un discorso però che dentro la propria piattaforma, no, se non si prevede invade quello che è il concetto stesso di gioco democratico, no? di rimpiattino, no? Cioè io ti faccio una proposta, vedo un po' come facciamo noi in radio, no? E se vogliamo, per fortuna, come facciamo oggi più dell'altra volta, proprio perché tu già conosci un po' meglio, no, il giochino che stiamo utilizzando in questo momento. Assolutamente vero, parlavo qualche tempo fa con dei miei colleghi programmatori al lavoro e si parlava del fatto di utilizzare la blockchain per le elezioni, no, per registrare i dati delle elezioni. La blockchain, per chi non lo sapesse, è la tecnologia che regge Bitcoin e rende ininvalidabili i dati. E allora tutti quanti scherzavano, in Danimarca ce l'hanno a morte con la Russia, allora tutti quanti scherzavano dicendo sì, se utilizziamo solo il digitale per le elezioni, le prossime elezioni arriva il momento dello spoglio e facciamo, beh, il nuovo presidente della Danimarca è Vladimir Putin, perché appunto se sai come utilizzarlo, se conosci lo strumento è facilissimo piegarlo a tuo piacimento. Domenico, dicevamo la scelta specifica poi di questo pezzo dentro un album mitico, no, di quelli dei Litfiba, live con una
un caldo, no? Che oggi è complicato riportare, no? Non solo a livello italiano ma anche mondiale. Ci sono state ovviamente molto Bruce Springsteen e i Street Band, se mi posso permettere, no? Cioè a livello proprio di partecipazione e compartecipazione, secondo te è più dovuto al fatto che ci sono meno hacker di ascolto oppure perché ce ne sono troppi in senso editoriale? Forse c'è il facile inseguimento del gusto comune, quindi questo porta spesso a un panorama musicale molto trito e ritrito. Personalmente trovo difficilissimo ascoltare la musica che abbia meno di 10-15 anni. Di quelli proprio che vanno a cercare, infatti vedi, tu l'hai detto, ti ho chiesto una certa canzone in una specifica versione, quella di un certo concerto, Croce d'Elitta del FIBA, proprio perché mi piace quel fraseggio particolare, quell'arrangiamento, sì. E poi c'è Ghigo Renzulli, che era in una forma, credo, veramente spettacolare, no? E il connubio, tu ce lo dicevi l'altra volta dal punto di vista squisitamente proprio informatico, no? Quanto sia fondamentale il lavoro di gruppo, no? Il lavoro d'assieme. E il grande connubio Ghigo Piero Pelù ha significato per tanto tempo una capacità di assonanza, no? di incastro incredibile. Sì, facevano in effetti dei pezzi che a me piacevano tantissimo, non tutti. Poi prima ancora di Piero e Ghigo, cioè quando c'era proprio l'ensemble completo, certo erano molto sul minimal, non erano certo una cosa di easy listening, insomma non è il disco che metti e mentre stai friggendo le braciole ti ascolti Desaparecido o 17 Re, però insomma sì, facevano delle gran cose, infatti io quelli proprio vecchi vecchi li adoro. E sotto questo aspetto, per ritornare al tema no, più tuo e più che hai utilizzato, che tipo di capacità secondo te ci deve essere proprio nella definizione dei ruoli fra hacker e cracker? Ci deve essere una divisione piuttosto netta, perché in generale il primo, come dicevo anche nel video, si diverte a entrare come un fantasma, proprio presente il fantasma da romanzo da appendice che passa attraverso i muri impalpabile, quello è l'hacker. Il problema è il cracker invece, che si diverte a bloccarti il computer, a chiederti un riscatto in bitcoin o ti fa saltare un sito internet, quello è un maledetto, mannaggia loro. Fortunatamente non ne ho mai subito neanche uno, però diverse volte mi è capitato di riparare siti di altri che erano stati distrutti da eventi di questo tipo ed è stato un casino. Un casino. Immagino, sai perché ti chiedevo questa cosa? Perché cioè, se proprio l'hacker fa meno il suo lavoro, no? E io parlo proprio nell'accezione che mi hai insegnato tu, perché io, ovviamente prima che vedessi il tuo video, sinceramente facevo anch'io lo stesso tipo, e da giornalista è grave, di confusione, no? Fra i ruoli, no? Vuol dire che ci sono meno hacker rispetto a quello che c'era prima nello scoppio dell'era digitale? È una domanda proprio cazzona che ti faccio. Ma guarda, a me viene in mente come diciamo, per estensione, per me come hacker c'è il ricercatore, quindi sì, a voglia, la storia è piena di ricercatori, perché alla fine quello fanno. Pensiamo anche a una cosa semplicissima che noi oggi diamo per scontato, il concetto di sicurezza informatica, ma se non fosse stato per gli hacker che negli anni 80 e soprattutto 90 hanno bucato i siti del Pentagono, del Dipartimento di Stato, quindi gente che ha sempre la mano vicina al pulsante rosso con le testate nucleari, se non li avessero bucati a fin di bene per dimostrare che quei siti e quei sistemi avevano vulnerabilità, chissà chi sarebbe arrivato con intenzioni tutt'altro che accademiche e di sfida, piuttosto intenzioni malevole. Cioè, dobbiamo ringraziarli gli hacker, perché hanno mostrato quanto siamo deboli e hanno creato peraltro una nuova industria, che è quella della gestione delle vulnerabilità. Hai detto niente, insomma. Vanno ringraziati. Il tema della disillusione, no? Cosa può avere a che fare? Ci giocavo un po' con la mente malata che ho, con la yacht, no? Che ci hai presentato sempre a proposito della classificazione fra crackers ed hackers. La yacht, la Internet of Things, cioè il fatto di digitalizzare tutti anche gli aspetti più analogici della vita,
diciamo, è accompagnata una bella fetta di disillusione, perché se non fai attenzione rischi di trovarti qualcuno in casa, o peggio qualcuno che ti fa un grande scherzo manipolando i dispositivi di casa tua con un semplice laser e poco più, insomma. E fra l'altro mi ha incuriosito particolarmente, no, anche che poi le classificazioni servono, no, cioè gli acronimi, le classificazioni, no, cioè tutte queste scatole cinesi, no, che di cui ha necessità il mondo digitale anche per farsi comprendere, per comprendersi, no, con un linguaggio. E che ovviamente noi pensiamo alla classificazione, no, a tablet, telefonini, smart TV, non lo so, poi computer. Poi invece ci sono tutta una serie, no, di altri dispositivi hackerabili e crackerabili, forse anche più facilmente e molto di più, no, di questi che ho enunciato. Sì, sì, alla grande. Nel video che stai menzionando portavo proprio un esempio che in Europa non si vede molto spesso, però negli Stati Uniti la digitalizzazione degli appartamenti è capillare, per cui tu vai in un qualunque centro commerciale, vai nell'equivalente del Trony o del Media World americano, ti compri una confezione che c'ha il Google Kit per la tua casa. Allora, tipo il pomello della porta, gli metti una placca controllata via Wi-Fi che apre o chiude la porta. Il termostato, sostituisci quel vecchio termostato che fa solo il suo lavoro con uno che puoi controllare via wifi da casa, sistemi d'allarme e tutto quanto il resto. E c'è un tizio che ho messo peraltro il link ai video proprio sotto il video che stai menzionando, c'è un tizio che ha detto: ragazzi, ma queste tecnologie si bucano come nulla, perché molte funzionano col controllo vocale, no? Allora dici, vabbè, riconosce le tue tonalità della voce, ma in realtà la voce altro non sono che onde di compressione, in altre parole energia, che va a colpire un microfono. Lui ha codificato una certa voce dentro un laser, cioè letteralmente energia che va a colpire un microfono. Lui sparava questo laser sul sensore di Alexa, del Google Home, e la porta si apriva, il termostato andava a 100 gradi, si disattivava l'antifurto, tutto. Una cosa bellissima e tremenda, se pensi che noi qua non ce l'abbiamo, ma negli Stati Uniti è pieno, quindi no, occhio. No, fra l'altro, no, ma basterebbe, mi è venuto in mente, no, che basterebbe un cracker, no, serio, di un che si inserisce dentro questi diciamo dispositivi, no, e fa guadagnare alla la fornitura di servizi di gas, no, il 10, il 20, il 30% in più rispetto a quello che guadagna. Cioè parliamo di soldini, non parliamo di bruscolotti, no, anche solo per una singola regione, no, un lavorino del genere, niente male. No, è una cosa grossa, e anzi tutti questi piccoli dispositivi che ormai le persone si mettono man mano in casa, e ripeto, io ci lavoro con sta roba, quindi non sono un luddista che dice, ah, spacchiamo la tecnologia, io ci lavoro, e quello è il bello, però tutti questi piccoli oggettivi, tutti piccoli, semplici, che hanno pochissima potenza di calcolo, consumano pochissimo, messi tutti assieme diventano una legione, tant'è che un paio di anni fa, mi pare, c'è stato un enorme attacco contro diversi server in giro per il mondo, e andando a ritroso si è visto che questo attacco era stato mosso da tutti questi piccoli oggettini per la domotica, tutti quanti piccolissimi, davvero, che funzionano con pochissima elettricità, però metti svariate decine di migliaia di questi oggettini che ti puntano, ti fanno delle richieste praticamente a un singolo server, quale può essere il server di Radio CRT, e ti casca il sito, quindi alla faccia del... Mamma alla mia. Faccia degli oggettini. Il canto dei mestieri, Ivano Fossati, sempre in compagnia di Domenico La Tosa, che ci aiuta a scorgere anche la possibilità di imparare qualcosa in questo mondo velocissimo del digitale. Domenico, quanto ancora può, secondo te, pervadere per davvero il mondo digitale alcuni mestieri che solo apparentemente non sono, no, pervasi dall'era digitale? Parliamo ovviamente della parte commerciale, tu poi fra l'altro sei consulente proprio di e-commerce, no? Quindi ovviamente parlo proprio di struttura dei mestieri. Questa è una bella domanda, nel senso che leggevo diversi anni fa una serie di esperimenti fatti proprio con le intelligenze artificiali, che già anni fa potenzialmente potevano sostituire qualunque tipo di mestiere,
Leggevo di un test fatto, avevano preso tipo i 10 migliori dermatologi al mondo, avevano messo intelligenza artificiale, gli è andato a studiare dei casi, e i dermatologi, il top del top, avevano fatto degli errori tremendi nel diagnosticare tumori alla pelle, e invece questa intelligenza artificiale no. E praticamente la stessa cosa si applica in qualunque altro ambito. Fortunatamente questa sostituzione, ecco, della forza umana con la forza di intelligenza artificiale non sta avvenendo così velocemente, più che altro perché ci sono anche dei problemi giuridici, insomma, devi capire chi è responsabile una volta che metti ad esempio l'intelligenza artificiale ad operare in ospedale, quindi per fortuna ci sono anche dei blocchi giuridici, ma c'è anche da valutare il fattore umano, cioè insomma, tutta sta gente, una volta che le intelligenze artificiali ci sostituiranno, perché io non sono estraneo a questa lista di persone, di professioni, che andremo a fare? Andiamo tutti a pesca, all'ippica, non lo so. No, infatti ti stavo già subito chiedendo, no, tu tradisci poi con l'aggettivazione, no, per fortuna, no? Cioè, che non è che ti ha scappato, è proprio l'hai specificato poi subito dopo, no? Riguarda anche te, riguarda tutti, ma secondo me, e te la giro anche come domanda, no? Non è solo un discorso, diciamo, mettiamolo così, sociale, no? È un discorso anche etico e, se vogliamo, morale, mi spingo, no? Quello di lavorare per impedire che la trasmigrazione digitale sia così totalizzante. Guarda, mi interroghi su un argomento su cui non ho una risposta, e francamente forse non ho neanche un'idea ben definita, perché tutta la gente, come dicevo prima, una volta sostituita da, diciamo, dalle macchine, mettiamo le modalità Terminator, insomma, che andrà a fare? Boh. Quindi potenzialmente tutti i lavori sono sostituibili, dalle pulizie ai lavori anche artigianali, perché letteralmente qualunque operazione noi facciamo come umani, qualunque lavoro anche manuale, non solo di concetto, ma anche proprio un intarso del legno, alla fine qualunque cosa avvenga nella natura è descrivibile tramite una formula matematica, e una formula matematica non è altro che un algoritmo, cioè pari pari quello che un robot o un'intelligenza artificiale elaborano. Quindi letteralmente tutto è replicabile e sostituibile a un certo punto di esperienza. Quindi mi becchi un punto, no, davvero, no, dove, vabbè, non si vede. Ci giochiamo noi su questo sin dall'inizio, che poi, se vogliamo, è stato anche il modo con cui ci siamo incontrati, no? Lo raccontavo la volta scorsa su un preventivo, no? E la filosofia di scandale, ecco, mi viene in mente per esempio proprio il concetto di e-commerce, no? Se vogliamo è il meno replicabile, non sto facendo l'assist, no? Perché lì ci vuole inventiva, ci vuole capacità anche di analisi, anche di odori, no? Di quello che è la volontà di chi vende, di chi produce ancora meglio, no? E quindi interpretare come far incontrare due soggetti è meno replicabile, forse. Che dici? Mettiamola così, fortunatamente nell'ambito e-commerce non ci sono ancora intelligenze artificiali che fanno il tuo lavoro, quindi io sono a posto per almeno altri 4-5 anni, ecco, mettiamola così. Vogliamo introdurre l'altro tema, no? Quello della puntata precedente. Cos'è il dropshipping? Ah, il dropshipping è una pratica piuttosto diffusa ultimamente, praticamente come una sorta di lavoro secondario, invece di mettere su un e-commerce completamente da zero, puoi utilizzare diverse tecniche che ti permettono di alleggerire il peso sia amministrativo che soprattutto a livello di investimento iniziale tramite il dropshipping, che è vendere oggetti che tu non possiedi. Quindi c'è un fornitore terzo che si gestisce il magazzino e tutti gli oneri che richiede, anche a livello di personale, di affitti e cose varie. Tu vendi per lui e ci fai una differenza rispetto al costo di acquisto delle materie prime, insomma. È una cosa piuttosto diffusa, perché ovviamente fino a un paio d'anni fa era un mercato molto vergine, quindi io conosco letteralmente delle persone che dal nulla si sono aperti negozi di questo tipo online per quasi qualunque tipo di prodotti, e a un certo punto, con un po' di esperienza, un po' di mano, un po' di tecnica, vanno in buona sostanza in automatico. Adesso ovviamente è diverso, perché siamo nella fase discendente di questa bolla, di fatto si configura come una bolla speculativa,
e quindi nella fase discendente invece tutti vogliono fare dropshipping, c'è cioè la FOMO. Sì, io lo spiegavi benissimo proprio, no, cioè questa foca. Adesso tutti lo fanno, eh. Sì, adesso tutti lo fanno, ti dicono, no, c'è un amico che ha fatto un sacco di soldi, sì, ho capito, ma era un altro periodo, è come se adesso dici, oh, ma apro una fabbrica di macchine, perché negli anni 20 la Fiat T ha venduto un casino, vabbè, non è la stessa cosa, ecco. No, incredibile. Allora, dicevamo del giochino, Domenico, così ti faccio introdurre questo pezzo, no? Abbiamo già detto che è la scelta che hai fatto, io ti parlo, siccome lo sai con cosa ti ho risposto, no? E dal punto di vista squisitamente proprio di quello che ti capita dal quotidiano al digitale, secondo me parliamo di un qualcosa che non è più neanche vintage, non è replicabile, cioè gli Smiths, no? Cioè cosa ti provoca proprio il pensare agli Smiths? Pensare agli Smiths mi fa pensare agli anni dell'università, ormai abbastanza dietro se vado a vedere. E in generale alla musica che forse non va neanche cantata, ecco, perché insomma gli Smiths per carità bellissimi, però il cantante non è propriamente un cantante, è più che altro uno che recita un testo, diciamo un po' al Giovanni Lindo Ferretti, forse magari non so chi si offende dei due di più, però non è che proprio canta, lui un po' cantilena, però su una musica, in un ambiente che non è assolutamente male, anzi, a me piacciono pure. Cioè, tu ci hai spiegato, no? In maniera perfetta, se vogliamo, soprattutto nella parte meno banale, no? meno conosciuta, di come si può risparmiare sul pagamento delle bollette, no? Adesso ce lo spieghi alla mo' di Elio. Vai, te lo spiego alla maniera di Elio, ci provo un po'. Diciamo che se vuoi evitare di fare la fine del fantasma formaggino, ci sono tanti modi di spendere meno su bollette, vari canoni, su banche, eccetera. Andate sull'online. Lo so che c'è una certa diffidenza dello strumento, perché appunto avviene via computer, via telefono, non c'è il direttore di banca da andare a trovare ogni tot per parlare poi di che cosa non si capisce. Però insomma magari risparmi quei 300-400 euro all'anno di canone bancario, operazioni, fai tutto dal telefono come fai qualunque altra cosa e basta, risparmi un casino di soldi, soprattutto risparmi tempo che devi andare a fare la fila alla banca, la fila alla posta, la fila allo sportello, tutte queste cose così. Io francamente da questo punto di vista non ho mai capito questa voglia di andare a fare ste file, io proprio mi viene l'orticaria, quelle pochissime volte che l'ho fatta in Italia per necessità, mi veniva l'orticaria, fortunatamente non entro in banca credo da, non so, 10 anni forse anche di più. Tra l'altro veramente è salutare, a parte l'emergenza Covid che abbiamo visto, no? Non ti permetteva neanche, quindi sotto quell'aspetto proprio non ne risenti proprio, no? Di qualunque lockdown, ma anche per veramente, come dici tu, l'orticaria anche nei rapporti, non è solo l'attesa, no? Anche nella tipologia di servizi. Tu sei abituato a una tipologia di erogazione dei servizi, anche quelli umanoidi, diciamo, di diverso tipo oramai. Ma forse qui ancora un po' più fredda. Qui invece quello lo riconosco. Sì, lo riconosco. No, qua che poi diventa invadenza, che diventa, capito? Anche dovere, fra virgolette, no? Che finché è dalla zia che ti fa anche le bracciole buone, è un discorso, no? L'accetti perché ci vai, no? Se sai che ti mangi le fraciole, poi devi pagare quel prezzolino, è normale, per il resto no, vero Domenico? Sì, se vai da tipo da Ziarina per dire a Crotone, è un prezzo che paghi molto volentieri, però insomma, quell'oretta tipica mensile, anche quelle due ore fra bollette e cose varie, risparmio delle volentieri, fatelo online, dall'app, da dove ti pare. In Puglia si dice sparagni e cumbaresce, cioè risparmi e stai anche più contento, ecco, ho messo del greco anche. Ci ascoltiamo e fra, diciamo, le incursioni che riesci a mettere dentro gli appuntamenti di Tecne APS che ci permettono sempre di approfondire, ci metti anche spesso degli articoli o degli spunti, no? E mi ha colpito quello del poco meno del 40%, no? Della popolazione islandese che ha aderito diciamo alla sorellina di Immuni, no? Nostra, che non è mai partita, no? Cioè loro
Diciamo Conte e Company avranno, anzi Arcuri e Company, per parlare di calabresi, poi no, possono giustificarsi dicendo che non, ancora non è partita perché sai, si sapeva, no, non aveva fortuna. Chi lo sa, diciamo che nel caso islandese è un po' triste vedere che abbia avuto così poca massa critica, però va anche spiegato un dettaglio: l'Islanda è un'isola di meno di 400.000 persone, cioè tu prendi 3-4 città della Calabria un po' più grosse e hanno fatto la popolazione dell'intera Islanda, quindi capisco che fra le varie ragioni di chi non la vuole installare c'è il fatto di una magari invasione della privacy non necessaria, data peraltro la grandezza del fenomeno lì. Mi pare che comunque in Islanda non ci sia stata una enorme penetrazione, però un gran peccato, perché insomma, visto che si tratta di finire con un respiratore o peggio di lasciarci la pelle, ma una pettina in più sul telefono vale la pena metterla. Fra l'altro tu ci hai spiegato quanto sia importante anche la parte di tu e tanti virologi o immunologi, quanto anche quell'esperienza sarebbe stata importante ai fini anche dello studio, no? Anche per gli scienziati, perché poi ogni forma di analisi specifica ti dà l'opportunità, no, di comprendere. Ma questo è un discorso di logica che dal punto di vista poi digitale è fondamentale. Sì, diciamo che quando ho sentito parlare dell'app Immuni per la primissima volta mi è venuto in mente un progetto che ho fatto ai tempi dell'università, che davvero quando ho visto l'app Immuni ho detto: ma questo sarebbe stato fantastico all'epoca, perché praticamente, lo spiego anche a chi ci ascolta, quando si fa un piano di trasporti pubblici, ad esempio, che può essere l'autobus di città, come può essere la rete di trasporti via camion, quindi tutto il trasporto su gomma a livello europeo, c'è un problema, che è un problema proprio matematico, non dipende dall'Italia, dall'Europa, da questa o quella città. Il problema matematico è che tu hai una superficie e hai un certo numero di rette che possono coprire quella superficie. Il problema da risolvere è coprire quanta più superficie possibile facendo meno chilometri su gomma, il che vuol dire meno inquinamento, meno costi di carburante, meno costi di trasporto e tanto altro. Con un'app come quella di Immuni, io non so se i dati poi sarebbero stati resi pubblici, anonimizzati in qualche modo, sarebbe stato fantastico, perché letteralmente quando vai a creare una mappa che ti dice in quale modo si sposta la gente, sarebbe anche una cosa semplicissima ristrutturare tutti i trasporti pubblici, parliamo delle ferrovie, dei trasporti su gomma, quindi è un'applicazione affascinante, non so se vedrà mai la luce, insomma speriamo di non averne bisogno, ecco, mettiamola così, speriamo che con la fase 2 vediamo che i contagi non risalgono e stiamo tutti più contenti, forse, no? Sì, anche se veramente, cioè, anche qui ci hai spiegato benissimo quant'è importante per, io ho detto logica, no? In termini, tu ci hai parlato di logistica, che è un'altra materia, cioè dove il risparmio economico, sociale e la possibilità di essere vicini anche nel praticamente alle risposte è fondamentale, che poi credo che sia una delle cose che ti appassiona di più del tuo lavoro. Sì, alla fine sono tutte applicazioni pratiche di cose estremamente teoriche, cervellotiche, del tipo, sai, quelle cose che ti insegnano alle elementari, del quadrato costruito sul cateto, sta roba qua, diciamo, ma non lo userò mai. Dai un attimo, non è che non lo userai mai, è che devi avere la fortuna che chi te lo insegna, magari non proprio da piccolo, ma già a superiore università, ti fa vedere che quella è la natura che ti circonda, quindi altro che non usarle mai. Io ci campo di sta roba, quindi... Domenico, mi piacerebbe che tu ci parlassi di queste classi di scuola, no? che tu saluti insieme a Radio CRT e a Crotone Informa. Quanto è bello un'interazione anche, no? Scoprire che poi temi del genere, una propria rubrica venga apprezzata da insegnanti e anche discenti. È una bella sensazione, anche perché alla fine io personalmente sono stato abbastanza fortunato alle superiori, però sai, il modello soprattutto di scuola italiana discende molto dalla scolastica di matrice latina, quindi è molto sul teorico. Invece questi ragazzi qua di questo istituto, vabbè, cioè, va detto che l'insegnante di informatica
mi ha beccato, anche perché siamo anche imparentati, detto proprio, questo ti fa onore, perché stai diciamo, come al tuo solito, dici sempre la verità, non è un problema. Però ho visto che l'interazione è reale, è concreta, fra sì, loro forte. Sono interessati a molte tematiche, soprattutto di sicurezza informatica, di privacy, anche perché probabilmente alcuni sono in prima, in seconda superiore, quindi hanno 14. Salutiamoli, da Radio CRT, appunto, l'Istituto di Istruzione Superiore in Audi di Senorbio. Ormai ho imparato la dicitura a memoria, ripetendola ogni volta. E il bello è che sono piuttosto interessati a tutte le cose più, forse anche l'età, ma le cose più, diciamo, più oscure, no? Che possono diventare un po' dark, ecco, magari toccando anche un po' i Cure, perché sono molto su sicurezza, privacy, hacker. Infatti uno di questi, Costantino, mi ha chiesto proprio di fare un approfondimento sul video della settimana scorsa, mi pare che riguardava la sicurezza informatica, proprio sugli hacker. Allora ho detto, vabbè, si può mettere assieme un collage identificativo abbastanza e metterci anche un po' di attualità, che è quella delle Internet of Things, che abbiamo toccato anche prima. Ci sveli anche, diciamo, dentro, ti faccio mescolare per non farti fare troppo, diciamo, non rischiare troppo, no? Ovviamente massima privacy, fra, diciamo, chi segue la rubrica, no? e i tuoi clienti, la domanda, per uno degli aneddoti più curiosi, no? che ogni tanto tu ce li metti, ma, no? Ben nascosti, no? Ma la situazione, diciamo, più non dark, invece la più simpatica. Ma guarda, è stato quel primissimo video che ho fatto, in cui paragonavo il remarketing, cioè che è una tecnica che permette di identificare chi è venuto una volta sul tuo sito ma non ha mai comprato, non si è registrato, e quando vai tipo su Zalando vedi delle scarpe, poi vai su Facebook e Facebook conosce le scarpe che ti piacciono, quello è il remarketing. Ed è stato il mio primissimo video in assoluto, e ho preso spunto proprio per quel video là in cui parlavo il remarketing, come investire su un cavallo, magari un cavallo brocco che non può vincere, e citavo proprio il caso con un cliente che aveva fatto una consulenza forse il giorno prima e ho deciso di fare il primo evento. A un certo punto, poi, sentendomi nelle settimane successive con quel cliente, mi ha scritto: ah, comunque è bello il video, la prossima volta voglio i diritti, voglio la SIA, una cosa che mi ha scritto. Immagino tu che comunque su questo ti sei fatto, hai avuto quel diciamo raggelamento di 2-3 secondi, no? In fondo alla schiena. No, ma era per scherzare, ovviamente, anzi, era felicissimo che gli avessi portato del traffico cliente al sito. Cliente di nazionalità? Danese? Italiana, io lavoro praticamente 50% Italia, no, forse fai un terzo Italia, un terzo Danimarca e un terzo resto del mondo. Poi arriva il rimbalzo, no? Anche nelle consulenze è sempre mondiale. Quanto, no, è necessario nel mondo digitale mandare a fanbagno, no, diciamo, quello che si è saputo fino a 5 secondi prima? Che ci sia un cambio di paradigma nel giro di pochissimi mesi, anche pochissime settimane. Ad esempio, negli ultimi anni c'è un canale di pubblicità a pagamento su internet che è il vecchio, cioè chiamalo vecchio, insomma, è comunque un colosso, Google AdWords, che lentamente si sta saturando perché si basa su un sistema di aste per far apparire il tuo sito su una specifica parola. Ovviamente, se tu hai un ristorante vuoi apparire quando uno scrive ristorante, tutti puntano e quindi il valore di quella parola sale. Allora, tantissimi ha deciso di mandare a quel paese di commettere parricidio, in buona sostanza, e muoversi su tutti altri scenari. C'è chi fa pubblicità di questo tipo ormai su Twitter, che fino a poco tempo fa pubblicità se ne raccoglieva pochissima, o addirittura su Pinterest, che sai, quel social network dove puoi farti le tue board, le tue lavagnette con le immagini che ti piace mettere assieme per raccolte per argomenti. Quindi è molto importante che abbia paradigma, altrimenti diventi un dinosauro e insomma sappiamo che fine hanno fatto. E qui il ruolo di voi consulenti è fondamentale, no? Perché il passaggio, la tempestività anche, no? Nell'accompagnare i propri clienti sulle varie piattaforme, sulle varie diciamo allocazioni, è fondamentale. Sì, assolutamente, anche perché diciamo la differenza fra la manovalanza, diciamo così, in senso buono, sia chiaro, non in senso classista, certo,
e la parte di consulenza è che il consulente, come dico spesso, se sta applicando pari pari quanto ti viene richiesto dal cliente, vuol dire che non è un bravo consulente. Perché se un cliente, cioè uno che si rivolge a te perché non ne sa, ti dice quello che devi fare, tu dici ah sì, va bene, vuol dire che ti stai appiattendo del tutto, che magari stai proprio lavorando in modo davvero molto molto moscio. Ecco, perché se uno che arriva da te e non ne sa, ti dice cosa fare, tu dall'alto della tua esperienza dici sì dai, va bene, facciamo così, mi sta bene, invece di proporre una soluzione migliore, più redditizia eccetera, vuol dire che ti stai davvero, insomma, ammosciando, stai diventando un dinosauro. Ecco, no, poi fra l'altro da voi, cioè ecco, in quel la differenza, credo, no, fra i clienti del nord Europa e quelli italiani, ma non voglio fare diciamo lo sciovinista al contrario, che è ancora peggio dello sciovinista, no, e che sono più scolarizzati, quindi essere veramente molto informato, molto pronto, o è una mia idea, diciamo, questa? Diciamo che hanno una maggiore predisposizione, perché i pagamenti online sono la norma da anche una decina di anni. Parlo eccetera, anche proprio nella conoscenza e nella capacità di stimolarti ad essere sempre sul pezzo. Beh, no, guarda, il fatto è che non è una questione di clienti del nord Italia, del nord Europa o italiani. Il problema è che ovviamente se uno fa un suo lavoro, che può essere la vendita di un certo prodotto, di un certo servizio, si concentra su quello. Se volesse coprire a 360 gradi tutto quello che serve per il suo lavoro, dovrebbe essere una specie di Shiva del cervello, no? Una divinità con otto braccia, otto cervelli. E però, diciamo, tendono ad essere un po' più aperti, quello sì, tendono ad essere a valorizzare magari un po' di più, però anche una questione di quanto margine ci fai nelle tue aziende. Come sappiamo, in Italia le tasse sono abbastanza alte, quindi le attività non fanno tantissimo margine. Giustamente, prima di spendere un solo euro per una consulenza, una cosa del genere, ci pensano 2, 3, anche 10 volte, ma insomma è normale, ecco, lo capisco benissimo. E invece la capacità di avere di fare squadra, raccontaci anche come funziona, se c'è la vostra rappresentanza, cioè non dico l'ordine, che non esiste sicuramente dei consulenti di e-commerce, ma quanta comunicazione fra di voi c'è, che tipologia di gruppi c'è, che tipo di comunicazione fra di voi c'è, o solo competizione? C'è nell'ambito italiano soprattutto c'è un grosso fermento, perché come dicevo il digital in Italia non è così tanto diffuso, anche se abbiamo delle realtà, diciamo, delle eccellenze internazionali per come la vedo io. C'è quindi una comunità molto molto dinamica, ognuno fa la gara a portare l'ultimissima novità di quella tecnologia, di quell'altra tecnologia, di quello studio, di quella tecnica, quindi devo dire è un ambiente molto molto vitale. Io devo dire, sono amico su Facebook e seguo direttamente altri professionisti, forse almeno un centinaio, fra sai, agenzie, altri singoli, e devo dire è un panorama molto composito ed è molto bello. Poi ci sono un sacco di eventi in Italia legati a quest'ambito, anche se sono un po' sotto traccia. Ad esempio c'è il Web Marketing Festival, che di solito si fa a ottobre a Rimini, c'è l'E-commerce Hub a Salerno, ovviamente c'è il Netcom a Milano, quindi sono dei posti bellissimi dove ci si ritrova, e io peraltro ci vado sempre molto volentieri, mi diverto sempre tanto. Quindi come anche riferimento radiofonico ci farei da consulenti, ti faremo fare la prossima volta l'inviato ufficiale per Radio CRT, così ci dirai le ultimissime nel prossimo appuntamento. Speriamo si possa fare più presto, perché questo problema del coronavirus, anche quelle forme lì sono, diciamo, congelate per il momento. Congelate non proprio. Ad esempio a fine maggio abbiamo fatto il Netcom, che di solito è a Milano di persona, una fiera di credo siano 2-3 piani, ognuno da 500-600 metri quadrati o anche di più. L'abbiamo fatto in digitale, cioè c'era proprio sullo schermo una mappa con gli stand delle varie aziende, e ognuno poteva entrare nello stand, fare la videochiamata con il consulente di quell'azienda, di quell'espositore. Non è stato bello come le altre volte, perché sai, online insomma sì, funziona, ma non è la stessa cosa che andarsi a fare un caffè assieme,
pranzare certo. assieme, però certo. almeno per adesso abbiamo trovato un rimpiazzo, forse si dovrebbe fare in inverno, speriamo bene. Domenico, siamo arrivati alla fine in un battibaleno, per il piacere di averti sempre con noi. Comunque organizziamoci anche per la prossimo appuntamento digitale. Sappiamo che non il prossimo, fra due martedì lo riavremo qui, fra poco la versione diciamo video di questa puntata la potremo apprezzare su Crotone Informa. Innanzitutto grazie a Tecnea APS, che ci piace salutare come sempre. Grazie di cuore, alla prossima Domenico. Grazie a te Procolo, è sempre un piacere, e buona serata a tutti gli ascoltatori.